Ciao a tutti ragazzi, io sono Jack One e questa sera siamo tornati su Siga Bass Fishing. Andiamo avanti con il nostro campionato che avevamo cominciato nel precedente episodio. Allora, andiamo avanti perché questo giro dobbiamo riscattarci dalla pseudo figuraccia che abbiamo fatto l'altra volta, per cui... Allora, abbiamo fatto il primo stage, abbiamo fatto abbastanza schifo. Ricordiamoci la classifica in velocità. Cazzo, dai. Non mi ricordo i tasti e nemmeno come si gioca, perché... Vabbè, perfetto, siamo ripartiti da zero, per cui possiamo dire che è pari e patta, per cui iniziamo. Perfetto. SBFA Amateur Tournament Series Second Stage, il mio inglese è sempre più bello. Allora, Lake Crystal Dew. Siamo sotto un ponte, 19 gradi nuvoloso, per cui direi che sono le condizioni ottimali per pescare. C'è un po' incarognato il gioco. Ok, cominciamo alle 6 di mattina, perfetto. Allora, ora, porca puttana, devo scegliere l'esca. Allora, un attimo solo. Aspetta, perché qua mi serve l'intervento di un esperto. Lo chiamiamo subito, che almeno mi dà 4 consigli. È inutile far finta di essere capaci quando non si è capaci. Stiamo chiamando Damiano. E ciao. Mi hai messo giù? Ma che stronzo! No, beh, cioè non mi dire che sei che il telefono spento, vero? Ma ascolta! Ma dai, vecchio! Con chi cazzo sei al telefono? Ok, allora, non mi risponde, per cui direi che provo con un altro mio amico. Non so se sia appassionato di pesca, non mi ricordo, sinceramente. Comunque, proviamo a sentire. Ok, risponde. Ciao Roby, sono Jack. Sì, lo so, Jack. Grazie. Ascolta, sto registrando il secondo episodio di Siga Bass Fishing, per cui saresti anche in live, quindi non sporconare. Ascolta, mi serve un aiuto veloce. Siccome sto iniziando, mi serve una mano sulle esche, perché io non so un cazzo di ste esche. Allora, adesso ti faccio una rapida lista di quelle che c'ho qua. Allora, aspetta un attimo. Se sbaglio i tasti, le macello. Allora, io ho quella verde dell'altra volta, quella che praticamente è un po' obesa e davanti ha un pezzettino di plastica bianca, non so se è presente, quella che ha il doppio uncino, non so. Sì. Dopo ce n'è un'altra che è molto simile, che è quella di colore marrone, sempre col discorso del doppio uncino e la plastichina, se no passo su quelle super sottili che sembrano dei vermi, che però non mi sono piaciute. Insomma, dammi una mano, qua che ne è una che sembra una cosa, sembra una medusa. Qual è la? Adesso non mi ricordo, l'ho registrato 2 mesi fa, vecchio, non mi ricordo più. Cos'è? Quella verde o quella rossa? Aspetta 2 secondi che vedo lontana il video e ti dico qual è lei. Ok, dai, veloce perché qua, sennò, qua non si pe... E la schiena deve rivedere. Va bene, allora adesso provo a cercarla, perché quando la trovo al primo colpo magari l'avevo sbloccata dopo o me l'hanno cambiata. Allora, quella arancione con le righe nere la vedo, dopo che ne è una verde, quella in parte con le righe nere. Sì. Bon, perfetto, benissimo, grazie mille vecchio, adesso uso questa e spero di pescare tanti bei pesci, anche se praticamente mi sono mangiato mezzo stage a parlare al telefono. Comunque noi siamo pro e pescheremo meglio nel prossimo, dai, va bene. Grazie dell'aiuto e ci vediamo prossimamente. Eh beh, certo vecchio. Secondo, sei in viva voce adesso, vero? Cioè, tu verrai su YouTube. Cioè, non lo so se rendo. Grazie ancora. Ciao. Ciao. Ok, perfetto.
Ci abbiamo messo 2 anni, però ce l'abbiamo fatta. Allora, di la prima, vabbè, ma qua. Allora, ok, ci siamo mangiati in poche parole mezzo vantaggio, sì, mezzo vantaggio, mezzo tempo, per cui vabbè. È tempo di recuperare, signori. Allora, allora, guarda qua, guarda che sono qua, vecchio, dai, guarda, pescami, bravissimo, vecchio, perché? E vabbè, penso di aver fatto, vecchio, recupera, recuperiamo, rilanciamo, perché qua, qua mi sono mangiato tutto il tempo dello stage, e per cui grazie alle nostre incomprensioni qua. E ok, cercheremo di rifarci col prossimo stage. Allora, siamo 38esimi, 0 grammi. E vabbè, bisogna essere preparati. Noi ci siamo dimenticati di prepararci le esche prima, per cui abbiamo pagato dazio nel primo stage. Speriamo nel secondo che vada abbastanza bene. Allora, noi ci fidiamo della nostra esca verde. Adesso cerchiamo un attimo di capire se riesco in qualche maniera a vederli, ma via sto mouse. Allora, proviamo a lanciare qua. Nessuna? No. Rilanciamo qua. Vediamo. Ne ho visto uno qua in zona. Dai, dai che te l'hai vista. Dai che è appetitosa. Dai. Ma porco... Dai, ma perché? Ma che coglioni. Cioè... Dai, ma spiegami il ragionamento, per piacere, di sta stronzata. Cioè, non che credo, guarda. Qua trovar pesci è una rarità, nel senso che se le tira tutti, neanche fosse... Guarda. Adesso spariti tutti, proprio zero, benissimo. Sì, dai, almeno tu che sei uno stronzo, Perfetto, il bug mi ha fatto sparire il pesce, quindi è ufficiale che sto gioco del cazzo ce l'ha con me stasera. Cioè, non ho niente da fare, non riesco a pescare. Ci godremo un 10 minuti di video dove io lancio a vuoto e noteremo la mia tecnica e la mia finezza nel lanciare. Cioè, no, non ce ne sono, dai. Cioè, mi dispiace, guardate, a me dispiace un casino, ma qua pesci non ve ne è. Cioè, io non so come cazzo facciano sti pezzi di merda dai a farti sti record. Cristo, che non ce ne sono, no. Cioè, fa prima Volde Beni, capio? Oli per affi, oli da pescheria affi, fa prima erano. Cioè, risparmio tempo, magari non risparmio soldi, però quantomeno vo a casa e fa bella figura. Dai, vecchio, dai. Dai. E non ci voglio credere. Adesso ho 20 secondi. Dai, va bene. Ho sbagliato esca, ma no, non mi è sbagliato esca. Cioè non... voglio credere. Cioè, oh, dai, se vi piacerà sto video, sono contento. Che cazzo vuoi che vi dica? Io mi proprio, cioè, non lo faccio apposta, non riesco a
qua piove proprio tempo perfetto per pescare. Allora non noi, cioè queste qua sono le esche stronzate, cioè sono le esche più facili queste, vero? Medusa style gialla, via. Adesso io, perché sono un masochista, ho voglia di tornare in quel punto di merda là a tirare il più lungo possibile. Dai, che figa sta esca, guarda come suona. Dai che ci sono aglietti, dai che sono vintage. Pesci. Dai, coglione. Dai. Allora, niente? Vecchio, mi prendono per il culo. Mi prendono per il culo. Preso per il culo da delle carpe. Che coglioni. Sì, va bene, questa, dai, madonna santa, ma si può? Non ho pescato un cazzo. Non ho pescato niente. Niente. Dai, donna, che handicappato di uno. Allora, cioè Butei, questa è veramente una cosa epica. Se io questa la racconto in giro, cioè, dai, cazzo Butei, c'è un quarto d'ora di gioco per 2,7 kg, alleluia, cioè finalmente potrò sfamare la mia famiglia alla grande. Stiamo qua, perché qua che è la valle dei ebeti, per cui dai, ma si può, cioè io non lo so. Cioè, il mio video consiste in una battuta di pesca da uno schifo da 2,7 kg e basta. Per cui, vabbè, cioè, vabbè. Spariti, signori. Sono spariti. Prendilo, coglione, prendilo. Prendilo. Ma sei orbo, vecchio. Minchia, sto chi è grosso. No. Donna santa. Questo è grosso. Dai, questo è un... Vacca boia, che enorme. Quanto è? Cazzo, 4,6, ma cazzo, compenso con 20 minuti di acqua presa nel coppino, cioè. Merda, 8 secondi, non fa un tempo. Vaffanculo. Cioè, adesso, vabbè, ok, è stesso. 32esimo, due pesci presi, 7,3 kg, non... qua che la gente mi ride dietro, comunque vabbè, non è potenzialmente concepibile una cosa del genere, comunque mi sono veramente divertito a fare questo episodio, per cui ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su, condividetelo, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima battuta di pesca, sperando che sia più proficua di questo. Ragazzi, vi saluto e ciao.